Allora, benvenuti, grazie per essere qui, grazie a Circo Anima Mondo che ha organizzato questi incontri, questa possibilità di chiacchierare tra di noi, e grazie a Bruno Tessa che appunto ha accolto la nostra richiesta di venire a raccontarci un po' di cosine interessanti sulla canapa. Non a caso questo incontro l'abbiamo intitolato La canapa da risorsa a pregiudizio verso un futuro sostenibile per il nostro territorio. Ogni parola è stata scelta: pregiudizio, risorsa, futuro, territorio. Avremmo dovuto aggiungere anche la parola giovani, un futuro per i giovani. E adesso lasciamo parlare Bruno, anticipo soltanto degli aspetti che sono sconosciuti di più, molti sono già sensibili, già conoscono, perché parliamo di canapa? Parliamo di canapa perché ad esempio qui a Mombello la canapa era coltivata. Parliamo di canapa perché nel territorio, da qui del Chierese, nel Castelnovese, Buttigliera, fino ad arrivare a Carmagnola, la canapa era una realtà produttiva per il nostro territorio ma anche per l'Italia. Pensate che addirittura nell'anno 400 i velieri di tutto il nostro, sia in Inghilterra che nel nostro Mediterraneo, avevano a bordo un carmagnolese, perché i cordami di questi velieri, parliamo del 1400, erano fatti con la canapa di Carmagnola, e quindi il carmagnolese era importante per mantenere i cordami, che era una parte più preziosa, delle parti preziose di un veliero. Quindi pensate che tradizioni radicate vanno in questo territorio rispetto alla canapa. Poi Bruno ci spiegherà come mai siamo passati da questa grandissima tradizione alla scomparsa completa. Altro aspetto importante, e qui un pochino più dei nostri giorni, la canapa può essere utilizzata in edilizia come isolante, in agricoltura per anche bonificare i suoli, è molto utile per eliminare le tracce di metalli pesanti sui suoli, quindi per rendere più coltivabili e più con un suolo più salubre i nostri terreni agricoli. Serve anche come alimento, degli studi portati avanti recentemente mostrano le proprietà nutraceutiche, quindi non soltanto di cibo come alimento ma di cibo come cura della canapa. La parte invece di medicina è conosciuta, ad esempio sapete che è importante per la cura del glaucoma, e abbiamo anche l'aspetto naturalmente tessile, che è un aspetto conosciuto nel nostro territorio. Quindi abbiamo tantissimi aspetti veramente importanti di un prodotto che si può di nuovo provare a coltivare. A questo punto lascio la parola a Bruno, io ho parlato fin troppo, grazie, e lui si presenterà anche spiegandovi perché lui è qui con noi, rappresenta la canapa dalla terra al tessuto, e adesso vi racconta lui. Grazie. Grazie Alberto, che ha già detto delle cose molto importanti sulla canapa. Io vi saluto e vi presento, come sapete mi chiamo Bruno Tessa. Sono di Coazze, qualcuno sa dov'è questo paese, provincia di Torino. Io sono venuto a contatto con la canapa semplicemente perché mia nonna, sua cognata, quando abitavano ancora insieme, perché mio nonno aveva un fratello gemello, e sono stati insieme fino all'età di 70 anni, quando sono nato io. Io sono ancora nato, credete. Due famiglie erano insieme, ero il 14° della famiglia. Sono un montanaro, sono nato in montagna, a 1100 metri di altitudine. Ho conosciuto la vita dura dell'agricoltura di montagna, ho anche svolto per parecchi anni questa vita e non ho mai smesso di mantenermi legato alla terra. Ancora oggi io coltivo l'orto, per quello che lo permettono le mie forze attuali, e cerco anche di produrre il più possibile quello che consumo, perché non mi fido molto di come si coltivano oggi gli alimenti. E vi dicevo, dunque, io sono nato sopra una stanza, sopra la stalla. Nella stalla c'era il telaio, quindi come ho incominciato a sentire i suoni, ho subito sentito il battito del telaio. Questa attività l'hanno ancora portata avanti per pochissimi anni, e io ho ancora avuto l'occasione di vedere e ricordarmi come funzionava il telaio, che per me è sempre stato, la tessitura è sempre stata una cosa magica, ancora oggi che la pratico, quindi si può dire che conosco tutti i segreti, però
per me è sempre magia. E poi hanno smesso, il telaio è stato tolto, probabilmente è stato distrutto, e però hanno ancora conservato parecchi attrezzi del telaio. Arrivato terzo anno, nell'84-85, mi ha preso l'hobby della fotografia. Allora sono andato in giro per le nostre case di montagna, case in pietra, a fotografare dei particolari architettonici, perché sapevo che sarebbero scomparsi, o perché le case venivano ristrutturate, ma questo è successo pochissimo, o perché andavano in rovina. Un bel giorno ho visto da una finestra in pietra molto bella che ho fotografato, ho visto all'interno i pezzi di un telaio smontato. Sapevo chi era il proprietario, l'ho chiesto, l'ho portato a casa e l'ho rimontato, aveva tutti i pezzi, ho messo in funzione. E poi, quando ho avuto occasione, insomma, di poterlo montare e di provare a riprendere la tessitura, l'ho fatto e sono riuscito a ricostruire la tessitura esattamente come la facevano i nostri antenati, perché Croazia era un paese di tessitori, tutti tessevano, questo fino al dopoguerra della prima guerra mondiale, e poi erano state già costituite alcune fabbriche prima, e quindi la gente andava a lavorare, non c'era poi più la necessità di provvedere alla biancheria di casa. E i telai sono sempre diminuiti finché negli anni 50 ce n'erano ancora qualcuno, prima del 60 c'è stato tutto, io ne ho ancora visti tre funzionali. Ricostituito, diciamo, la tessitura, ho poi scritto anche il libro sulla tecnica, mi hanno quasi obbligato, perché a me piace tanto lavorare ma non mi piace scrivere, non mi piace mettermi lì a fissare le cose fatte, mi piace sempre andare avanti. Poi l'amministrazione comunale ha costituito un ecomuseo in cui necessariamente si voleva il telaio, perché in un paese dove tutti tessevano è una parte molto importante. Poi abbiamo anche costituito un gruppo con 3-4 persone chiamato degli antichi mestieri, e andavamo in giro alle sagre, alle feste, a far vedere questa lavorazione. Il comune ci ha messo a disposizione un furgoncino, e questa attività continua ancora oggi, seppure in modo un po' più ridotto, sia perché le feste diminuiscono e sia anche perché la nostra forza certamente non cresce. E questo museo ha avuto un po' di alti e bassi, e adesso speriamo che si riesca di nuovo a rimetterlo maggiormente in sesto e farlo funzionare, perché secondo molti conoscere quello che si faceva una volta è importante, non nel senso, come crede qualcuno, che noi vogliamo tornare indietro, nessuno vuole tornare indietro, ma vogliamo conoscere qual è stato il vero progresso, il progresso dell'uomo, non quello di cui parlano oggi, perché oggi il progresso è confuso un po' con la tecnologia, che è tutta un'altra cosa, perché il progresso non comprende soltanto migliorare i mezzi per lavorare, ma anche migliorare noi stessi, vivere meglio, eccetera. E se ci addentriamo in questo campo c'è molto da riflettere e molto da ridire. Dunque, questo era come uno dei tanti prodotti che venivano realizzati nella società contadina, che era soprattutto la possibilità
di poter disporre di biancheria, la biancheria di casa, e come fibra veniva usata quella che rispondeva meglio ed era anche più facile da reperire, cioè la canapa. Si facevano in canapa le lenzuola, gli asciugamani, le tovaglie, anche dei vestiti. Tutte le donne indossavano sulla pelle una camicia di canapa, e questo sicuramente per motivi igienici e motivi di benessere. Non c'era la possibilità che abbiamo oggi di avere l'acqua in casa, e poi si è scoperto che la canapa ha delle proprietà molto importanti. La canapa è l'unica fibra antisettica, quindi ne beneficia la nostra salute. Ad esempio, quando noi sudiamo non puzziamo di sudore se siamo vestiti di canapa, perché i germi che attaccano il sudore non lo possono fare, e quindi non possono trasformare il sudore nelle sostanze che lo compongono, cioè urea, ammoniaca, queste sostanze che puzzano. Un'altra esperienza che ho avuto su questa proprietà, mi racconto questo fatto: c'era una zia anziana che si era fatta male un polpaccio, si era ferita e non riusciva a guarire perché era diabetica, e a un certo punto, riflettendo, ho detto: ma prova a fare quello che facevano una volta, cioè prendevano un pezzo di tela di canapa, lo facevano bollire per disinfettarlo e poi avvolgevano le ferite con queste bende. E lei, che aveva già provato diversi tipi di medicamento, tutti inefficaci, fatto una medicazione, avvolto, come avevo detto io, nella canapa, e dopo una settimana la ferita era completamente guarita. Io non penso sia solo un caso. E poi un'altra proprietà che ho scoperto recentemente, per chi è allergico agli acari, con la canapa si rimedia questa allergia, perché gli acari non possono attaccarsi alla presenza della canapa. E poi ci sono diverse proprietà, per esempio il fatto che normalmente non viene aggredita dai roditori, perché si è anche saputo recentemente il perché. Perché l'unico materiale che costituisce la canapa è la cellulosa, e questi animali ovviamente mangiano vegetali, semi, eccetera, per nutrirsi, e la cellulosa non la possono assimilare, come capita invece per altre specie tipo i ruminanti. Per questo io ho constatato che nei nostri archivi comunali ci sono carte del 1300 di canapa perfettamente conservate e non rosicchiate dai topi. Poi sulla carta dedicheremo una parte speciale, perché è importantissima conoscerla. Riuscito, diciamo così, a ricostituire la tessitura, scritto anche il libro riportando ancora in auge i termini tecnici della nostra parlata, che è una parlata franco-provenzale. Ho scritto un libro che ho qui, se qualcuno vuole dare un'occhiata, e riportando tutta la tecnica della tessitura. Poi ho voluto dedicarmi anche alla coltivazione. Ho provato a coltivarla non senza difficoltà, perché proveniamo da un periodo in cui era altamente proibita la canapa, cioè legalmente era impedita la coltivazione della cosiddetta cannabis indica. In pratica, facendo finta che tutta la canapa era indica, ne vietavano
la coltivazione. Siamo poi riusciti a farlo con uno stratagemma che avevano fatto a Salaberton, anche là si era costituito un museo, c'erano ancora delle persone che si ricordano della coltivazione e hanno voluto rifare questa coltivazione documentandolo anche con filmati, con fotografie, ed era passato come esperimento dell'ecomuseo, e quindi il sindaco aveva comunicato ai carabinieri che si faceva questa sperimentazione e la cosa ha funzionato. Noi abbiamo copiato quello che hanno fatto loro e così io ho potuto coltivarla. Anzi, l'ecomuseo ha perfino costruito la fossa per la macerazione e io tuttora la posso macerare e continuo a coltivarne una piccola quantità, perché poi non riesco a lavorarla. Ovviamente se si fa una proposta di ripristinare l'uso della canapa, bisogna poi trovare il modo di produrla, lavorarla con dei macchinari, cioè quello che facevo io era semplicemente la stessa cosa che si faceva da secoli. Comunque l'esperimento è riuscito abbastanza facilmente e io riesco a coltivarla, a ricavare la fibra, filarla, a tesserla e a usarla. Naturalmente io non uso solo il filo di canapa, ma uso tutti i fili naturali, dal cotone alla seta, alla lana, al lino. Coltivo anche il lino, che poi si tratta allo stesso modo della canapa. Dunque, là vi parlo della coltivazione. Dunque, intanto la canapa è una pianta dioica. Dioica vuol dire che sono distinte le piante di sesso maschile dalle piante di sesso femminile. Si semina in primavera abbastanza presto, appena la temperatura lo permette, nelle zone di pianura più calde anche marzo, da noi aprile fino a maggio. La pianta all'inizio cresce poco, poi comincia a crescere soprattutto nel periodo di maggior luce, fine giugno fino a quando fiorisce. Comincia a fiorire adesso, fine luglio, inizio agosto. La pianta maschile incomincia ad allungarsi di più e formare in cima dei fiori verdi giallognoli che producono molto polline. La pianta femminile cresce di meno, resta in basso probabilmente per avere la possibilità di ricevere il polline che cade poi dalla pianta in abbondanza. Nella coltivazione, diciamo, a mano, finita la fioritura, veniva raccolta la pianta maschile. Per inciso dico che qui chiamavano maschile, maschio quello che faceva i semi e femmina l'altro, sarebbe il contrario, no? Cioè io lo chiamo come scientificamente fatto. Viene raccolta perché finisce il suo ciclo e muore, ed è bene non lasciarla in campo perché altrimenti con la pioggia potrebbe prendere delle muffe che quindi la rendono più scura. Invece prendendola si può mantenere qual è. La femmina continua a far crescere il seme e a portarlo a maturazione fine agosto, inizio di settembre, poi viene raccolta anch'essa. Ovviamente se non interessa raccogliere i semi si può fare una raccolta unica, maschio e femmina insieme. Raccolta a mano viene legata in mazzi, chiamati manipoli perché stanno nella mano, poi si fa seccare. Ci sono diversi metodi, il sistema classico era quella di ammucchiarla, mettere una pianta attaccata all'altra, poi quando era ben secca, un pomeriggio di sole,
si batteva il mazzo a terra, si sbriciolava le foglie e i fiori, e il seme invece era difficile da staccarsi, soprattutto nella nostra qualità locale che è la Carmagnola, detta per inciso è riconosciuta come la migliore qualità del mondo per la fibra che produce. Carmagnola la coltivavano più che per tessa, la coltivavano per il seme che poi veniva esportato in tutto il mondo. Qualcuno mi ha anche detto che negli anni 60 uno degli ultimi coltivatori gliel'hanno sequestrato per una cifra di 6 milioni di lire di allora, quindi pensate cosa succedeva. Poi ne parliamo poi dopo della proibizione. Una volta secca si può far macerare, cioè si mette nell'acqua, e qui ci sono varie tradizioni: vicino al fiume la portavano al fiume, vicino al lago lo mettevano nel lago, in altri posti scavavano delle fosse, e cioè la pianta deve essere completamente sommersa. Il periodo varia a seconda la temperatura dell'aria, la temperatura dell'acqua, la qualità della fibra, eccetera. Io ho letto che, ad esempio, in Emilia la lasciavano anche solo 5-6 giorni. Io, nella mia esperienza, che non ho ereditato da nessuno, ma ho dovuto farmela, agisco in questo modo. Dopo 2 settimane estraggo qualche pianta e vedo a che punto è la macerazione, cioè controllo come si sta staccando la fibra. Perché la macerazione avviene in questo modo, cioè ci sono dei germi che mangiano, diciamo, il collante, quello che tiene le fibre attaccate, e queste si staccano, e quando si ritiene che sia arrivato al punto giusto si toglie dall'acqua, si fa asciugare, si fa seccare e poi si può lavorare. Io il minimo che l'ho lasciata era 15 giorni in una vasca d'acqua e di cemento, acqua ferma, non corrente, e il più l'ho lasciata fino a 24-25 giorni, e metto anche il lino insieme, la durata è uguale. Ottenuta la fibra, cioè la fibra si ottiene o per le piante più grosse levando la mano, cioè pelandola praticamente, nelle più piccole invece si rompe attraverso un attrezzo che si chiama gramola, cioè praticamente un'asse di legno con una fessura in mezzo, e in questa fessura si fa passare, diciamo, un coltello, una specie di coltello di legno fisso da una parte, si mette di traverso la manciata, il manipolo, e si preme e si rompe la parte legnosa interna che va a terra, e ti rimane in mano il mazzo di fibra, che viene chiamata anche tiglia. E poi ci sono delle spazzole o pettini fissati su un altro cavalletto in ordine decrescente, cioè dalla spazzola più rada alla spazzola meno rada, e spezza, rompe questa fibra facendo diventare sempre più fine, perché più è fine, più sottile si può fare il filo, più bella resta la tela. E poi io la filo a mano col filarello, ovviamente, una volta usavano anche il fuso, e poi la lavoro al telaio, si ottengono delle tele, come ho portato a vedere qui, se volete poi vedere cosa sia. Penso che molti di voi ne abbiano ancora in casa, perché i corredi delle nostre nonne o bisnonne venivano fatti di canapa, poi veniva lavorata dalle donne, veniva ricamata, ed erano praticamente delle tele che non consumavano mai, quindi qualcuno le ha ereditate e sono lì da 100 anni e le può ancora utilizzare. Qualcuno non osa utilizzarle, sono belle, le conserve, eccetera, ma si possono utilizzare benissimo, perché
più si usano, più si lavano, più si raffinano, più diventano belle queste tele. È una pianta che cresce, può raggiungere, la carmagnola va dai 2 metri ai 4 metri di altezza, quindi viene altissima. Ci sono delle varietà che crescono di meno. Per la cronaca, ho letto su un libro che un certo Vanilov in Russia aveva raccolto 2000 varietà di canapa, alcune che vengono soltanto 50 cm, altre arrivano anche 6-8 metri. E poi questa raccolta è stata non distrutta, ma non è stata più seguita. Comunque pare che si siano ancora conservate di circa 500 varietà, anche perché la Russia era la prima produttrice al mondo e l'Italia era poi la seconda fino agli anni 40. Scusa, posso fare una domanda? Sì. Ma la canapa era coltivata solo qui in Piemonte o anche in altre regioni d'Italia? La canapa era coltivata in tutto il mondo. Anche in tutte le regioni d'Italia veniva coltivata. In certe regioni veniva coltivato di più il lino che la canapa, però anche in quelle regioni non era sicuramente assente. Cioè, io non è che sono un esperto, ma mi sembra che da quello che ho sentito dire il lino non deve essere seminato nello stesso posto prima di 5 anni. La canapa la puoi seminare tutti gli anni, probabilmente perché il lino richiede più sostanze nutritive, sfrutta maggiormente il terreno. La canapa invece fertilizza anche il terreno, cioè ha delle proprietà molto, molto importanti nella coltura. Noi qui in Piemonte la conosciamo esclusivamente per l'uso tessile, per il filo o per le corde, ma attualmente si stanno studiando gli altri impieghi. Cioè, la canapa in America hanno constatato che serve per circa 30.000 impieghi, quindi tantissimi, e molti si stanno già sviluppando, non tanto da noi, però potrebbe essere per il futuro una cosa interessante, una cosa da pensarci, soprattutto oggi che l'economia tradizionale è completamente in crisi, secondo me non c'è possibilità di ripresa, perché stanno proponendo di riportare la produzione come era prima ed è quella che ci ha portato al disastro, e quindi se la ripristiniamo cadremo di nuovo negli stessi errori, e invece cambiando il tipo si potrà rimediare in qualche modo. Dunque, come aveva già detto Alberto, la canapa può essere utilizzata per uso medicinale, per uso alimentare, e nel nord Europa questo viene già per isolamento termico. Io sono stato alcuni anni fa a Briançon, che l'associazione aveva organizzato la settimana della canapa, e faceva vedere i diversi usi. Sono venuto a cercarmi proprio perché facessi vedere l'uso tessile, che in Francia non esiste più. E per esempio proponevano dei blocchi, dei bricoli, cioè dei mattoni, non servono per i muri, per il sostegno, ma servono per riempire degli spazi e
per permettere l'isolamento termico. Poi fanno dei pannelli. Un'altra cosa che ho visto è l'uso, per esempio, dell'intonaco. L'intonaco, questo l'ho proprio visto direttamente, perché ero stato in un'altra zona della Francia, un paese che è gemellato con noi, avevamo organizzato, ci avevano chiesto, organizzato un corso di lingua italiana, e insomma per non cadere in alti costi, le nostre allieve e gli allievi che frequentavano il corso ci ospitavano per i pasti, e una sera sono capitato a casa di un allievo il cui marito era medico legale, e saputo, insomma, gli altri hanno detto che io essevo, lavoravo la canapa, è uscito, ho detto aspetta, e mi ha portato a vedere una manciata di truccioli, e mi fa: riconosci questi? E ha detto sì, li conosco perché li faccio anch'io. E mi ha spiegato che lui ne ha comprato diversi sacchi e li impasta con la calce e intonaca i muri della casa. Poi, leggendo un altro libro, ho scoperto che in Francia esiste ancora un ponte nel sud della Francia, costruito all'epoca dei Merovingi, quindi siamo verso il 700-750, non 1000, ma 700-750. Il ponte esiste ancora, e diciamo questo materiale è diventato durissimo, forse più del cemento, questa combinazione con la canapa. E poi so che in altri posti, non solo in Francia, ma nel nord Europa, la usano, tanto che quando è stata depenalizzata, diciamo così, in Europa, si potevano avere dalla comunità europea dei contributi. Allora c'era ancora la lira, quindi mi pare 1 milione per ettaro, e molti l'hanno seminata. Io ho visto per esempio il Cottolengo nelle sue proprietà, una vicino a Torino, a Rivoli, aveva seminato diversi campi di canapa, che poi non sapevano come utilizzarla, perché non avevamo la filiera che la poteva utilizzare. E poi di lì è cominciato un po' l'interesse per la canapa, però con grande difficoltà. Io ho parlato in altri posti con l'associazione Canapa Valsusa, loro sono più addetti, quindi sanno spiegare meglio queste difficoltà che c'erano e ci sono ancora. Io non mi addentro in questo, perché ci sono sicuramente delle persone più informate di me che possono spiegare queste cose. Intanto il nome scientifico è cannabis. Noi sappiamo che quello che ha classificato le piante è Linneo nel 700. Perché l'ha chiamata cannabis? Bis vuol dire due volte, quindi è due volte canna, perché è dioica. È dioica, e quindi ci sono due canne diverse, e questa è stata classificata cannabis. Poi ci sono state delle discussioni, la cannabis sativa, cioè quella che si coltiva, la cannabis indica, perché ultimamente sono andate a cercare delle varietà che crescono ancora allo stato selvatico in Asia, e qualcuno ha affermato che la cannabis indica non esiste, perché c'è una sola specie di canapa. La differenza della classificazione è dovuta al contenuto che ha effetti, effetti narcotici, ecco, il famoso THC, tetroidrocannabinolo, che però non è l'unico sostanza che produce la canapa. La canapa
produce un mucchio di sostanze. In medicina, per esempio, potrebbe essere utilizzata per circa il 60% delle medicine, non unica, ma composta, insomma, con altre sostanze. E quindi utilizzarla come medicamento, e ne parleremo anche di questo magari in un secondo tempo. La storia, dove si sono trovate delle tele di canapa risalenti a circa 7.000-8.000 anni fa, soprattutto in Cina, e poi se ne sono trovate un po' ovunque. La conoscevano i romani, la conoscevano addirittura la pianta più diffusa tra l'uomo, tra l'umanità, forse di più dei cereali. Carlo Magno ne raccomandava, sapete che Carlo Magno aveva scritto molto sull'agricoltura, sui prodotti di cui raccomandava la coltivazione, e la canapa è appunto una di quelle. Abbiamo avuto nella storia dei periodi in cui si è incrementata, si è aumentata la coltivazione, e dei periodi in cui la coltivazione era diminuita. Il periodo aureo sono i secoli 1600-1700, dovuti alla navigazione, alle grandi armate, no, degli stati che si affrontavano all'inizio del colonialismo. L'invincibile armata spagnola aveva tutte le navi dotate di velatura a canapa, e lì sono tonnellate e tonnellate, dotata di cordami di canapa, e anche lì sono altre tonnellate. Questo nel secolo 1600-1700. Poi è stato inventato il motore a vapore, e quindi le vele poco per volta sono scomparse, e naturalmente tutto questo materiale non veniva buttato via, ma veniva riciclato. Cosa ne facevano? Facevano carta. E qui passiamo alla storia della carta. Comunque dopo il 1800 c'è stato il declino, usata soprattutto come fibra e ancora come carta fino alla fine del 1800, perché non so se lo sapete, ma la carta che noi conosciamo oggi è fatta con la pasta di legno e è stata prodotta industrialmente solo alla fine del 1800. Prima la carta era fatta di canapa. La storia della carta è questa. La carta è stata inventata o scoperta, non so come sia, dai cinesi, ed era soprattutto carta fatta con la canapa. Poi sono stati gli arabi che hanno carpito il segreto ai cinesi, perché la carta era come la seta, i cinesi producevano ma non divulgavano il segreto, la commerciavano e basta. Nel 700 gli arabi si stavano espandendo verso oriente, i cinesi verso occidente, ad un certo punto si sono incontrati, e l'incontro non è stato certamente molto amichevole, guerre. Gli arabi hanno catturato dei cinesi, hanno fatto schiavi, e alcuni di questi sapevano fabbricare la carta, e non si sa bene come è stato così estorto il segreto dai cinesi, e gli arabi hanno incominciato a produrre carta. Poi, come si sa, sono arrivati anche in Europa,
intorno al 900, 1000, e hanno portato anche in Europa la lavorazione della carta, che l'Europa, gli stati soprattutto del sud, l'Italia, Spagna, Francia, hanno cominciato a fabbricare carta verso il 1200. E naturalmente la facevano con la canapa, e come vi ho già detto, negli archivi dei comuni io ho trovato dei documenti, poi ci sono tutti i comuni sicuramente, del 1300 scritti su carta di canapa. E come dicevo, nei secoli seguenti la canapa era molto abbondante, perché le vele delle navi, quando venivano tolte, questa materia veniva trasformata poi in carta, e le vele le usavano già i fenici. Cristoforo Colombo non sarebbe arrivato in America senza la canapa, perché non c'è nessuna fibra così forte e resistente per attraversare gli oceani. Napoleone non avrebbe vinto le guerre se non andava a comprare le corde a Carmagnola, perché Napoleone ha rivoluzionato la battaglia. La battaglia è ancora fatta con lo scontro tra i soldati, non col terrorismo come fanno oggi. E si mandavano avanti le fatterie, Napoleone le sosteneva con l'artiglieria, e i pezzi d'artiglieria venivano trascinati sulle colline, e ovviamente servivano delle corde molto robuste, corde di Carmagnola. E così Napoleone, con questa strategia rinnovata rispetto a quella precedente, riusciva a vincere le sue battaglie. Poi c'è stata la crisi della carta di canapa. Questo alla fine del 1800, come ho già detto, perché come è stata scoperta questo modo di fare la canapa con il legno, cioè nel 1700 un tedesco, di cui non ricordo il nome, dovrei darlo a leggere, aveva notato i nidi delle vespe, cioè le vespe masticano del legno e lo trasformano in una sostanza che è carta praticamente, per fare i loro nidi. La dose efficace, la dose che fa effetto, è uguale a 1. Per arrivare alle dosi che poi uccidono, bisogna vedere quante volte bisogna prendere la dose efficace. Allora, tanto per fare un paragone tra l'alcol e la canapa, la dose, diciamo, mortale per l'alcol va da 4 a 10. Poi c'è la assuefazione, quindi per quello che varia molto. Invece la dose mortale per la canapa va da 21.000 a 40.000. Ecco, tanto per dire la differenza. Allora, dicevo, il vero motivo è stato la carta. La canapa l'hanno proibito per la carta. Vero motivo. Commerciale. Allora, facciamo un po' di storia, perché, vede, non è che hanno deciso di non fare la carta con la canapa, eccetera, cioè dovevano arrivare a proibirla in qualche modo. Le cose cominciano all'inizio del Novecento. Cioè in America si era costituita una catena di giornali cosiddetti scandalistici, cioè Earth era a capo di una catena di giornali che volevano convincere l'opinione pubblica sulla violenza dei messicani, degli spagnoli, dei greci. Quindi in sostanza erano delle riviste razziste, e hanno cominciato a dire che violentavano le donne, che erano violenti sotto effetto della droga. All'inizio la droga era la cocaina,
Poi passiamo a un'altra storia. Perché non veniva più fabbricata la carta di canapa? Perché era troppo costosa. Per fabbricare la carta bisogna scorticare la pianta e la scorticazione che veniva fatta dipendeva dalla macerazione, quindi richiedeva troppo tempo e troppo lavoro. Anni 30 è stata inventata una macchina decorticatrice che avrebbe ridotto il costo di moltissimo e avrebbe reso competitivo la canapa per fare la carta e quindi avrebbe messo in crisi il monopolio della carta fatta con la pasta di legno. Ehart ha subito rizzato le orecchie, perché lui consumava molta carta, si era arricchito e aveva acquistato grande estensione di foreste in vista dello sfruttamento, e con lui molti altri. E quindi questi si sono preoccupati e sono riusciti a far approvare una legge che non proibiva la canapa, ma la rendeva impossibile da usare. È la legge che si chiama Marijuana Tax. Intanto l'hanno chiamata marijuana così la gente non capiva che la marijuana e la canapa erano la stessa cosa. È un nome messicano, di certi dialetti messicani che usano questo nome. E questa legge è stata approvata in modo abbastanza fraudolento, tanto che il presidente dell'Associazione Medici americana aveva scritto protestando, e quando hanno discusso per approvare questa legge, uno che aveva chiesto se era stata avvertita l'Associazione dei Medici, in quanto si sapeva benissimo che la canapa veniva molto usata in medicina, uno ha risposto sì, è stata avvertita e sono d'accordo, mentre era il contrario. Comunque la legge è stata approvata, la canapa non poteva più essere usata perché c'erano delle tasse altissime sui suoi prodotti e quindi praticamente è stata abolita. Nello stesso tempo circostanze favorevoli hanno permesso questo. Hanno scoperto dei grossi giacimenti petroliferi nel Texas. DuPont aveva provato a fabbricare la plastica con il petrolio, mentre prima già si conosceva la plastica ed era fabbricata, come propongono adesso, con materiale vegetale. E anche lì c'è stato il monopolio, quindi bollito anche la fabbricazione con materiali vegetali, e la legge certamente ha favorito questo. Nello stesso tempo avevano già sperimentato la proibizione dell'alcol. E l'alcol, vi direte voi, cosa c'entra? L'alcol c'entra perché l'alcol può essere fatto con sostanze vegetali, con la biomassa dei vegetali, e già veniva fatto. Ford nel 1941 aveva costruito una macchina con la carrozzeria fatta di una specie di plastica dove era prevalente la canapa. Pensate che questa carrozzeria resisteva 10 volte di più ai colpi rispetto all'attuale lamiera con cui fanno le automobili, e per di più l'aveva fatta funzionare con oli combustibili ottenuti dai vegetali, soprattutto dalla canapa. È stato immediatamente fermato e quindi abbiamo avuto lo sviluppo industriale, diciamo, delle automobili, che è cominciato allora esclusivamente con prodotti petroliferi inquinanti. Ecco perché siamo arrivati a questo punto, e forse anche questa canicola che noi stiamo cercando di sopportare in questi giorni non è indifferente all'uso del petrolio. Ecco, questa è un po' la storia della proibizione, e queste cose man mano stanno venendo. Però quando lo Stato ha bisogno di canapa, per esempio durante la guerra gli americani avevano scritto, non so, qualcosa su
che aveva il titolo di Hamp, non so la pronuncia in inglese, Hamp for Victory, per la vittoria, perché veniva usata molto per fare le munizioni, la dinamite fatta con la canapa e altre munizioni. Gli stessi tedeschi avevano raccomandato di coltivarla, insomma, perché serviva per la guerra. Quindi quando è necessaria per ammazzare gli altri va bene, quando invece si vogliono fare dei soldi bisogna togliere. Comunque questo è più o meno, grosso modo, detto anche abbastanza male, la storia della proibizione. L'uso ovviamente per la medicina è molto importante, per esempio molte volte non serve contro direttamente, diciamo, per vincere il male, ma porta dei benefici che riescono a combatterlo. Per quel che so, l'unica medicina diretta all'uso della canapa è per il glaucoma. La canapa riduce la pressione, il glaucoma è dovuto alla pressione dell'occhio che può portare alla cecità. Le medicine che uso naturalmente hanno degli effetti collaterali tante volte terribili, la canapa non avrebbe alcun effetto collaterale. Servirebbe per l'epilessia, non per guarire dall'epilessia, ma per alleviare il dolore degli spasmi. Servirebbe per l'oncologia, per i tumori, non tanto per guarire direttamente il tumore, ma per tenere vigoroso, diciamo, chi è affetto da questo male, per evitare che diventi così debole, perché tante volte si muore di tumore non per il male in se stesso, ma per la debolezza che ne consegue. E potrei continuare l'elenco perché sono centinaia le malattie che possono essere curate o alleviate perlomeno con la canapa. So che attualmente medicine a base di canapa vengono utilizzate per il morbo di Parkinson, che alleviano il tremore, però anche qui si stanno propinando delle cose che secondo me saranno poi dannose, perché le molecole di medicina le vogliono ottenere chimicamente, non va bene quella che il Signore ci ha dato come pianta, bisogna ottenerle diversamente e per di più attraverso OGM, misture varie. Io non so se tutti penso siano informati sul fatto che in questi giorni stanno appunto trattando con l'Europa sulla commercializzazione dei prodotti americani e obbligherebbero anche l'Europa a importare i prodotti OGM e le carni trattate con ormoni, che noi, soprattutto l'Italia, pare non gradisca molto, però se lo fanno a livello europeo lo vanno a fare per tutti. Sì, volevo aggiungere, che questo trattato, quello che viene chiamato, adesso qualcuno comincia a parlare, ma era un trattato segreto, si chiama TTIP, è un trattato sul commercio tra gli Stati Uniti e l'Europa. Fondamentalmente, riassumendo molto brevemente per farvi capire come funziona questo trattato, che era segreto, è venuto fuori grazie a WikiLeaks, e quindi già viene un sospetto che un trattato commerciale sia, che interessa due continenti, sia tenuto segreto. Questo già è particolare, comunque è venuto fuori, e la cosa particolare è che se io, multinazionale, produco un certo prodotto e questo in un paese, supponiamo, che ne so, l'Ungheria, viene commercializzato e non ci sono premi di vendita, allora questa multinazionale fa causa al governo, che invece ha una legge nazionale che vieta quel prodotto per questioni di salute, per questioni varie. Allora, non solo fa causa, o dice, o mi paghi quello che io ho perso commercialmente perché nel tuo paese non posso vendere questo prodotto, oppure me lo lasci vendere. Se il paese si oppone, allora si va a un tribunale che non è più un tribunale sovrano del paese che ha fatto questa legge, ma è un tribunale terzo, che
normalmente potete immaginare da chi può essere rappresentato questo tribunale terzo, visto che stiamo parlando di lobby, di multinazionali. Non è più un tribunale dello Stato, ma è un tribunale terzo, quindi sicuramente composto da personaggi che hanno interessi diversi rispetto a quelli di un popolo. Ed ecco che questo trattato che vogliono far passare e che nei mezzi di informazione non passa così chiaramente, sta succedendo in questione, è stato appena approvato nella comunità europea, e pone diversi dubbi. Perché non ce ne parlano? Perché sta passando? Perché non dicono che esisterà questo tribunale che toglie, esautora i nostri tribunali, i nostri giudici dal decidere quello che per noi è sano, quello che non lo è? Quindi questo ha un grosso influsso sugli scambi commerciali, sulla qualità della nostra vita, sui cibi e varie cose. Questo per avvantaggiare i grossi gruppi. Ci viene detto che serve per poter vendere di più negli Stati Uniti, questa è la scusa commerciale, le scuse di cui sentiamo parlare prima per la canapa sono in questo caso diverse, ma servono per fare spazio commerciale a prodotti diversi dai nostri, ammazzando il piccolo, perché in questo modo potranno sempre di più affermarsi le grosse potenze commerciali e il piccolo viene sacrificato. Teniamo conto che in Italia il 96% delle aziende sono aziende con meno di 30 dipendenti, quindi aziende piccole, quindi vuol dire colpire le nostre piccole aziende. Scusate questa parentesi, ma visto che abbiamo parlato di storie, di cambiamenti, di come la canapa è stata fatta passare in un certo modo e quindi vietate, ecco che noi stiamo vivendo con un trattato di questi giorni un rischio molto elevato sulla sovranità dei nostri prodotti e sulla qualità dei nostri prodotti. Come dicevano, noi abbiamo delle leggi severe sugli OGM, abbiamo delle leggi severe sul cloro, noi non possiamo mangiare la carne al cloro che invece negli Stati Uniti si può mangiare, abbiamo tutta una serie di normative che tutelano, che potrebbero essere migliorate, ma che in qualche modo tutelano la nostra salute. Ecco che stanno cercando di farci passare, ma soprattutto senza portarci a conoscenza e senza renderci consapevoli delle leggi che non faranno bene alla nostra salute e al nostro futuro. Scusami se ti ho approfittato. No, ti ringrazio perché sei più bravo di me. Poi io adesso voglio parlare in generale, cioè noi non ci rendiamo ancora conto, e molti non se lo renderanno mai conto, anche se saranno d'accordo, sul fatto che stiamo diventando poveri e schiavi. Cioè, poveri, voi pensate, voi andate a comprare le mele, quante varietà trovate sul mercato? 4-5, non di più. Le varietà di mele nelle nostre campagne erano migliaia, perché è una pianta che si incrocia facilmente con le altre. Ecco, noi non sentiamo più certi sapori, certi gusti, questa varietà, questa biodiversità di cui oggi si parla, ci si riempie la bocca, però non si fa niente per conservarla. No, non ne sentiamo più parlare. Pensate alle varietà di cereali, di grano che c'erano, perché poi il grano si adattava a un terreno, a un clima, eccetera, eccetera. Oggi sono tutte uguali. Hanno addirittura fatto l'elenco delle sementi a livello europeo e non si possono commerciare sementi che non sono nell'elenco. Io non posso dare un sacco di grano al mio vicino che lo semina, del mio grano che ho coltivato io. Deve andarlo con... Allora la questione potrebbe continuare. Voglio passare a un altro argomento, cioè la proposta di utilizzare la canapa per porre rimedio ai grossi problemi che abbiamo oggi sull'inquinamento. Intanto bisogna premettere una cosa, poi si riesce a capire perché la canapa. Perché la canapa produce una biomassa 4 volte superiore a quella di una foresta, dato che questa pianta in 3 mesi raggiunge i 4-5 metri di altezza e quindi produce un'enorme quantità di biomassa, e per di più è rinnovabile perché tutti gli anni si può piantare, cresce ovunque, dall'equatore al circolo polare, cresce in terreni
cosiddetti marginali, cioè che non devono essere molto fertili come per altre culture, e con la canapa si può fare tutto quello che noi utilizziamo oggi, escluso il vetro e i metalli. Possiamo fare i travi di legno, già stiamo facendo i tessuti, già stiamo facendo gli isolanti, e si possono fare tantissime altre cose. E questo si capisce perché con la biomassa, per esempio, possiamo ottenere tutti gli oli combustibili, benzina, cherosene, tutte queste cose, a basso costo. Nel 90 hanno sperimentato che un barile di olio di canapa veniva a costare $30, un barile di petrolio costava 90, questo già nel 1990. E se noi sostituissimo l'olio, ripeto, si può fare con qualsiasi biomassa, ma hanno proposto la canapa perché è il vegetale che cresce di più, che produce più biomassa. E se noi riuscissimo a fare gli oli combustibili, non utilizzando più gli oli attuali, quelli fossili, otterremo due vantaggi. Il primo è che quest'olio fatto col vegetale non contiene zolfo, e quindi potremo eliminare il problema delle piogge acide che stanno distruggendo i vegetali, stanno distruggendo foreste. Se voi coltivate un po' di terra, vedete, nel mio paese i pomodori li devono coltivare senza lasciarli prendere una goccia di pioggia sotto il naino. Una volta, quando pioveva, era oro, l'erba diventava verde, gli ortaggi crescevano, adesso muoiono. Altro vantaggio, l'effetto serra è dovuto all'aumento dell'anidride carbonica dei combustibili fossili, soprattutto. La canapa invece, crescendo, produce tanto ossigeno quanto produce anidride carbonica nella combustione, quindi il bilancio sarebbe pari. Il bilancio degli idrocarburi fossili non è pari, perché non producono ossigeno, producono solo anidride carbonica. E a proposito di questo, anche lì siamo passati da 250 unità, e non so dirvi quale misura, degli anni 40-50 a 400, siamo arrivati a 400, e ci dicono gli scienziati che se superiamo i 400 avremo dei grossi problemi. Infatti i problemi li abbiamo, questo lo constatano tutti. Ecco, queste due cose, l'eliminazione delle piogge acide e l'eliminazione dell'effetto serra, se noi risolviamo questi problemi siamo a posto. In più, l'altro grande inquinante è la plastica. La plastica, come ho già detto, ho iniziato a farla con materiale vegetale, si può ripristinare, e usando sempre la canapa, per il motivo che ho detto prima, perché se ne può produrre tantissima. Potremmo arrivare ad eliminare addirittura le centrali nucleari, perché le centrali nucleari sono state fatte per produrre energia, e la quantità di canapa che è possibile coltivare riuscirebbe a produrre tutta l'energia, l'enorme quantità di energia che noi oggi consumiamo, e ancora di più. Quindi senza cambiare il modo di vivere, di consumo dell'energia, noi potremmo ottenerla senza provocare danni utilizzando la canapa. Questo si è capito, non si è fatto, probabilmente non si farà, o si farà in maniera ridotta, oppure useranno, dato che
esiste ancora la filosofia della proibizione, useranno altri materiali, non so come in Brasile che stanno usando il mais, ma il mais è un grosso problema, produce sì una buona quantità di biomassa, mai come la canapa, ma ha bisogno di consumare tanta acqua e pesticidi. E a proposito dei pesticidi, l'ultima scoperta che ho fatto è che gli Stati Uniti usano il 50% dei pesticidi per la coltivazione del cotone. Noi vestiamo sulla pelle, il canottiere, gli indumenti di cotone, ritenendoli biologici. E invece dalle analisi che hanno fatto risulta che questi pesticidi sono presenti nella fibra e noi ce li mettiamo addosso e la nostra pelle li assorbe. La canapa non richiede pesticidi, richiede anche poca coltivazione. L'ideale sarebbe seminarla nella coltura successiva a quella dei cereali o altri prodotti che vengono concimati con il letame. È il miglior concime che richiede. La concimazione del letame nel terreno dura 3 anni, quindi basta fare la concimazione per la produzione di qualcosa che ne richiede maggior consumo e poi sfruttarla ancora per 2 anni con altri prodotti tipo la canapa. E poi per non parlare dei benefici che porta al terreno, perché ha le radici molto profonde, lo drena in certi terreni in America che sono diventati dei deserti per lo sfruttamento agricolo, si ritorna a ripristinarli, questi terreni si ritorna a ripristinarli seminando canapa. La canapa per esempio è come una foresta in miniatura, sotto rende il terreno come quello di una foresta, dandolo, concimandolo, mantenendo l'umidità e anche qui tutti gli anni bisogna coltivarlo, allora poi si può anche utilizzare. E per di più nei terreni rilascia coltivazione, non richiede coltivazione, non ha bisogno di antiparassitari perché non ci sono malattie che la colpiscono. Ecco perché si può parlare molto bene di questa pianta. Oltretutto, visto che siamo nel nostro territorio, un terreno come il nostro che è molto argilloso, quindi molto compatto, la canapa lo lavora, quindi è come se in qualche modo lo fresasse, perché lavorando con le sue radici lo spezzetta, lo rompe, quindi permette ai batteri di moltiplicarsi, permette ai batteri anaerobici e aerobici di riprodursi e quindi aumenta la qualità della rizosfera di quella parte che è sotto la nostra superficie e quindi migliora il terreno, soprattutto dei nostri territori che sono molto argillosi. E uno degli altri vantaggi è che è un ottimo diserbante, perché sotto la canapa non riesce a crescere nessuna erba adatta all'ombra, no? L'ombra che fa e non è un diserbante velenoso, cioè non mette nessun prodotto, semplicemente l'ombra impedisce alle altre piante di crescere. Sarebbe l'ideale utilizzarlo nella coltivazione dei cereali, alternando la coltura, per esempio il riso, un anno canapa e ti toglie tutte le erbe infestanti che ci sono, l'anno dopo metti il cereale e queste erbe sono molto, molto ridotte, perlomeno non ci sono i semi freschi che le fanno rinascere. Quindi pensate quanti vantaggi ci potrebbero essere. Volevo vedere se riusciamo a fare un passo in più, perché la domanda è, cioè abbiamo fatto molta propaganda sulla canapa, no? Io sono già vittima della propaganda della canapa, la semino, la coltivo, però il problema, la domanda è, si può vivere coltivando, lavorando, utilizzando la canapa? Perché se non è sostenibile economicamente, oppure se non si riesce a vivere, quale investimento richiede? Perché anche se uno lo volesse fare esclusivamente per ideologia, richiede un investimento. Quale investimento richiede? Le domande sono queste.
Una bella domanda, sicuramente. Cioè, il problema esiste ed è grosso non solo per la canapa, ma per qualsiasi cultura. Per esempio, da noi in montagna sono venuti a dirci: voi dovete coltivare i piccoli frutti, ciola, buoni, more, queste cose che rendono molto, eccetera. E è lo stesso problema, cioè io semino lamponi, more, eccetera, se ne ho 5-10 kg provo a farli fuori, se ne ho 5-10 quintali cosa ne faccio? Perché non richiede soltanto la coltivazione, cioè la coltivazione funziona se poi c'è la lavorazione, quindi ci vuole tutta la filiera, quindi ci vogliono gli stabilimenti che fabbricano i mattoni, che fabbricano gli isolanti, gli stabilimenti che fabbricano l'olio, questo già ci sono, cioè il prodotto che è più facile da ottenere e l'olio, per quel che ne so, e l'olio di canapa è l'olio migliore che esista per la nostra salute, perché contiene degli elementi che il nostro corpo non può fabbricare e che consuma. E così tutti gli altri, cioè bisogna cambiare il modo di produrre che abbiamo oggi. Cioè oggi viene uno e ci dice: qui faccio una fabbrica di scarpe, e scarpe ne abbiamo già 10 paia ciascuno, quindi non le consumiamo più, deve andarsi a cercare il mercato, deve andare all'estero, ed ecco che si perpetua il fenomeno del consumismo. Cioè io produco una cosa che poi deve essere consumata. Qui si tratta di cambiare completamente l'economia, cioè produrre delle cose utili che servono e che non vengono soltanto prese e poi gettate, come suggerisce il consumismo. Non so se Alberto vuole aggiungere altro. No, assolutamente, il concetto. E dall'altra parte la sfida in questo momento, allora, c'è crisi di lavoro, c'è crisi di cultura, c'è crisi di ideologie, c'è una crisi di valori, ecco che questa crisi si affronta incominciando a lavorare, ma come dicevo prima, se non c'è cultura, se non si studia, se non si lavora e se non ci si dedica, ad esempio abbiamo visto in questi giorni, ieri grazie alla collezione di Giovanni Orso, abbiamo visto alcuni filmati dell'Istituto Luce sulla canapa e lì abbiamo visto quanto era faticoso e quanto è faticoso trasformare la canapa da pianta a tessuto. Ma oggi abbiamo delle tecnologie che, se incominciamo a lavorarci, se possono rendere questo lavoro veramente più agevole e quindi più competitivo e meno costoso, ma richiedono degli investimenti più che di denaro, di tempo, di conoscenza e di volontà. Questa è la grossa, poi anche di denaro, ma fondamentalmente quello che è richiesto in questo campo è di rimetterci in discussione e incominciare a pensare in modo diverso, ma soprattutto usare il nostro cervello. Noi abbiamo dei contadini che sono ormai abituati ad arare profondamente i terreni, a prendere il concime che viene venduto dal consorzio, ed è persa la cultura dell'agricoltore vero, quello che osservava il terreno, quello che osservava cosa succedeva di anno in anno, quello che sceglieva i semi, quello che selezionava, eccetera eccetera. Bisogna ritornare, come diceva l'altra volta al convegno che siamo stati assieme, ti ricordi, alla cultura del lavoro fatto con intelligenza. Questo è fondamentale. E però se non ci si dedica e non si dedicano energie, no, è ovvio. Però c'è già un'economia. Oggi seminare un ettaro di canapa rende di più che seminare un ettaro di mais. Assolutamente. Il contributo seminativo è uguale della PAC. Però ci sono altri trucchi, nel senso che deve avere almeno 8 ettari, eccetera, eccetera. Insomma, ti mettono sempre, comunque nella sostanza rende di più. Il problema è che le attrezzature bisognerebbe studiare lì. Esatto, è lì che bisognerebbe, le attrezzature. In Francia adesso stanno seminando su terreno solido. Cosa vuol dire? Che seminano a 1,5 cm, non ribaltano più il terreno. Utilizzando anche la canapa per lavorare il terreno, addirittura con una macchina si riesce a graffiare il terreno, cioè un erpice, no? Ma con un erpice, perché quando si faceva, quando si seminava la canapa fino al 56, e poi lì c'è un'altra ricostruzione, perché nel 56, quando De Gasperi è tornato dall'America, ha dovuto fare la legge in cui proibiva la cosa, ma era anche per le fibre artificiali. Certo. Il primo colpo è stata la carta, ma poi sono state le fibre artificiali, e cioè tutti i derivati del petrolio. Anche nell'edilizia, nel primo Novecento,
tutti i materiali sono materiali di origine petrolifera, prima no, erano tutti materiali che si trovavano in natura, spesso vicino a casa, la lente di argilla o per fare i mattoni o altre cose. Poi a quel punto sul problema del prezzo, le culture e con le altre fibre o con gli altri elementi diciamo selezionati in milioni di anni dell'uomo, bisogna che ci sia un minimo di convenienza, no? E bisognerebbe insistere sul punto, perché adesso noi cosa succede? Qual è il mercato? La fibra si compra in Cina perché costa meno, perché noi importiamo canapa dalla Francia e dalla Cina. Si compra in Cina perché costa meno. La nostra, per coltivare la canapa e la nostra fibra si lascia in campo e non viene più chiara, no? Bisogna sbiancarla e quindi occorrerebbero dei processi diversi. Però di lì bisogna passare, no? Ad esempio fare, riuscire a consorziare e fare di nuovo un maceratoio che sia economico, però ci vanno le quantità. Oggi il problema è principale sarebbe quello di convertire più agricoltori possibile a coltivare la canapa anziché il mais, che è idrovoro. Adesso c'è il mais, non so se avete visto, no, dalle mie parti il mais è grosso come il Gramunda Spagna, cioè così, perché non è piovuto e lo confondi tra la gramigna e il mais, perché non c'è acqua da bere, no? E non si può bagnare con questi livelli. Solo in pianura, in maniera industriale, utilizzano milioni di metri cubi per il mais, ma poi dopo, come dire, non ti mancherà poi l'acqua, no? Perché non è che c'è la legge della compensazione. Allora, oggi il problema è quello lì, e l'altro è quello di vedere se queste tecniche, che lui ha detto che fa i tessuti, no? Ecco, però utilizzando la canapa sua, ecco, ma quanto ne fa? Ma non so, non solo la mia, perché lavorando la mano ne produco poco e uso anche la canapa industriale. Ah, certo. Non so, non solo la mia. Comunque quello che lei dice è molto saggio. Però nel punto in cui siamo, cosa ci propongono come rimedio per la crisi? Di tornare a produrre automobili di più di quelle che ne producevamo, e non di produrre questi prodotti di cui c'è la richiesta, c'è la necessità. Cioè, come dicevo prima, si vuole ritornare indietro, ma indietro in questo senso, nello sbagliare di nuovo, nel volerci riportare, perché questa crisi non è di questi giorni, questa crisi è iniziata nel 70, cioè era ovvio pensare che arrivassimo alla crisi industriale, e per uscirne fuori, se noi produciamo di nuovo automobili come abbiamo fatto per 50 anni, non ne usciremo mai, cioè dovremo produrre anche altre cose, soprattutto altre cose, in questo senso, e naturalmente ci vogliono degli impegni, cioè degli elementi, dei capitali, delle innovazioni tecnologiche che ci permettono di sfruttare questo. Non so se è vero o no, ma mi risulta che nel nord non hanno abbastanza produzione di canapa per fare questi prodotti come isolanti termici, no? che vengono richiesti. Anche qui peggio ancora, qui abbiamo niente, non abbiamo niente, vanno a comprarli in Francia se riescono a trovarli. Sì, vicino lì che era la telecamera. Il microfono un pochino più in là. Così la prende il microfono della telecamera. Pardon. Secondo lei, scusi, quanto tempo potrebbe passare in Italia, ad esempio, per poter utilizzare questi oli combustibili vegetali senza che lo Stato metta le grinfie per le accise e quindi riuscire a soppiantare il petrolio? Per poter utilizzare questo, le dico questo perché io molto piratamente sto usando combustibile vegetale, lui lo sa. Stiamo registrando. Sì, sì, ma tanto non ho paura. Io questo non lo so, non sono un tecnico, non sono niente, e purtroppo c'è di mezzo, come diceva lei, le accise, cioè queste
queste tasse. Sì. E le tasse, non so, secondo me potrebbero anche esserci ancora, però in maniera ragionevole, cioè non nel senso che ti impediscono di produrre il prodotto, cioè che permettono di produrlo, diciamo, a... Ma per soppiantare il petrolio. Sì, allora diciamo che non possiamo sapere quello che faranno i politici, però c'è una proposta molto interessante che è venuta fuori in questo periodo, che è applicata al discorso dei cibi bio. Loro dicono il cibo bio costa più caro di un cibo non bio. Il concetto è invertire la rotta. Cosa vuol dire? Se io produco con la chimica e quindi produco qualcosa che fa male alla salute, devo pagare di più. Quindi cosa vuol dire? Anziché rovesciare esattamente il gioco, il tavolo, io che produco utilizzando la chimica, il mio prodotto deve costare di più perché sarà tassato maggiormente rispetto a un prodotto bio che invece non produce la chimica. Analogo con il carburante, anche se io poi sono dell'idea che non bisogna utilizzare troppi carburanti anche se di origine vegetale. Però il concetto è, io penalizzo maggiormente il prodotto, il petrolio classico, la benzina che arriva dalla raffinazione del petrolio, piuttosto che punire con una tassa più alta un prodotto che arriva invece dal mondo vegetale. Per cui dobbiamo cambiare completamente la rotta, andiamo a tassare di più quello che fa male all'ambiente e a ridurre la tassazione su quello che fa bene all'ambiente, ma questo dipende da politici che sono liberi, come sono legati alle persone, legati alla popolazione e non legati alle multinazionali. Bene. Questa è la difficoltà che avremo. Partiamo. Eh sì, bisogna partire. Piccolo, io, la festa di Mombello era del 7 giugno, era piccolo e possibile. E non a caso ci troviamo in questi piccoli paesini a chiacchierare in piccoli gruppi di persone, perché bisogna partire in qualche modo. Prima di tutto bisogna cominciare a pensare alla filiera, come proponevi prima tu, è fondamentale, perché se non abbiamo poi un mercato, cosa facciamo? Produciamo e poi cosa ce ne facciamo? Ma per fare questo dobbiamo creare cultura. Il primo passo è proprio quello di incontrarci, a parlarne e incominciare a creare. Giusto per dare un'idea di che cosa si può fare, perché poi noi siamo bloccati dal mantra che arriva dai mezzi di comunicazione che ci dice dobbiamo avere la crescita, dobbiamo produrre di più, ma nessuno ci viene a raccontare dei mezzi di comunicazione che ad esempio le stampanti 3D, qualcuno di voi sa che cos'è una stampante 3D? Ecco, le stampanti 3D che permettono di riprodurre un oggetto attraverso quello che è una classica stampante, fatta naturalmente con caratteristiche, utilizzando la resina, anziché utilizzare la resina classica che arriva dal mondo del plastico, usano, adesso è già uscito il prodotto fatto con la canapa, per cui noi possiamo utilizzare una stampante 3D per produrre un oggetto, per riprodurre un oggetto con la canapa, con un prodotto fatto a base di canapa. Quindi vuol dire che abbiamo davanti una fantasia sconfinata.